Judith Giraud-Benet ha inventato un macchinario per diagnosticare velocemente il tumore al seno. Si chiama The Blue Box ed è una scatola da tenere in casa. Basta inserire un esame delle urine per individuare i marcatori tumorali. Per creare questo apparecchio ha collegato gli studi sul comportamento degli animali all'intelligenza artificiale dopo che la malattia ha colpito sua mamma. La giovanissima ingegnere biomedico ha portato un prototipo di questa scatola già alla tesi di laurea all'Università di Barcellona, ma non si è accontentata. Attualmente sta frequentando un master in California in sistemi cyberfisici incorporati ed ha dunque imparato l'intelligenza artificiale. L'ha applicata alla sua invenzione, perfezionandola al punto da vincere un prestigioso premio. La sua scoperta si fonda sull'esperienza di alcuni cani, provata scientificamente. I cani hanno annusato il tumore e hanno messo in guardia i loro padroni. Judith ha pensato che se un cane poteva annusare infallibilmente un tumore, avrebbe potuto farlo anche l'intelligenza artificiale dentro la sua scatola. Il primo prototipo che ha creato è costato 35 euro. Si potrebbe dunque, a basso costo, garantire la diagnosi precoce, una sfida essenziale per la salvaguardia della vita. La studiosa 24enne ha scelto di dedicarsi al tumore al seno per l'esperienza di sua madre. Ha pensato di concentrarsi su questa malattia, difficile da diagnosticare, ma che va assolutamente presa in tempo. In Spagna una donna su 8 ne soffre ed è la principale causa di morte per tumore nelle donne spagnole. Ma la diagnosi precoce potrebbe salvare la vita. Tuttavia lo screening non è facile, la mammografia ha una bassa sensibilità e l'esame stesso comporta qualche margine di rischio. The Blue Box è un dispositivo biomedicale che permetterà alle donne in futuro di sottoporsi a un test del cancro al seno a casa, senza dolore, senza radiazioni e a basso costo. Judith vuole elevare il diritto di tutte le donne del mondo ed avere accesso ad una medicina preventiva di qualità e farlo magari anche a costi contenuti e dunque alla portata di tutti.